E allora rieccoci, Covid-19, secondo lockdown totale in arrivo, ci domandiamo questo, mentre alla Camera è in corso un dibattito perché sostanzialmente Giuseppe Conte, stavo per dire Antonio, no, Giuseppe Conte è intervenuto parlando dell'ultimo DPCM e dei vari lockdown locali che si stanno andando a perfezionare in questo periodo, spiegando che sostanzialmente la situazione è critica. È così che si è espresso, eccolo qua Giuseppe Conte, la situazione si sta rivelando molto critica, siamo sul sito dell'ANSA, ma ha anche difeso l'approccio morbido, diciamo così, adottato dall'Italia, cioè non lockdown totale, ma lockdown mirato soprattutto nelle città dove sembra che il contagio stia andando un po' fuori controllo. Abbiamo citato Milano, Napoli, Roma. Ne parliamo col nostro ospite che è in collegamento con noi. Torna a trovarci Gianfranco Fabi ed è un piacere per noi averlo qui in collegamento. Ciao Gianfranco e grazie per la disponibilità. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Senti, che idea ti sei fatto della situazione? Perché, vedi, la situazione è ovvio che è delicata, insomma. Ci sono tante persone che anche probabilmente a ragione si lamentano, quantomeno esprimono i loro dubbi su questi nuovi lockdown mirati. 23.5 coprifuoco, centri commerciali chiusi, le scuole che alcune vanno avanti, altre torneranno a fare la didattica a distanza. D'altra parte, insomma, se la situazione precedente era nuova per tutti, Italia, Stati Uniti, Germania, forse è ancora più nuova quella in cui ci troviamo adesso, cioè è ancora forse più complicato gestirla adesso rispetto che prima. Da qui a voler difendere il governo o i vari lockdown mirati, ne passa secondo me, però è anche vero che la situazione è talmente incerta che oggettivamente sicuramente ci possono essere scelte migliori, però bisogna trovarsi nei panni di chi c'è in questo momento per capire quanto effettivamente sia, come dire, non dico la speri in Dio, però ovvio che a volte magari anche le competenze di chi viene chiamato per gestire queste situazioni vengono messe a dura prova. Per cui torno alla domanda iniziale, che idea ti sei fatto di questa nuova ondata? Ma indubbiamente è una nuova ondata che ripercorre abbiamo qualche problema di segnale. Sì, si è vediamo fermata forse l'abbiamo si è fermata vediamo Gianfranco, proviamo, ci riproviamo, ti restituisco la parola, vediamo se siamo più fortunati. Ecco, dicevo che siamo di fronte a una nuova ondata, sicuramente quella che si chiamava la seconda ondata, ma con effetti e con una presenza diversa da quella di marzo. Prima di tutto perché è estesa a tutto il territorio nazionale, a marzo-aprile era concentrata in alcune zone e fortunatamente si era riusciti a limitare l'estensione della pandemia. Oggi invece tutto il territorio nazionale è interessato e sono interessate soprattutto le grandi città che in marzo erano state almeno in parte risparmiate. Quindi è una situazione diversa da quella precedente, è una situazione sicuramente più complessa, anche perché la velocità degli ultimi giorni con cui sono estesi appunto i contagi è particolarmente preoccupante. Ora, le misure adottate sono misure che direi più dimostrative, più per dire siamo di fronte all'esigenza di fare qualcosa. È chiaro che il coprifuoco dal 23 alle 5 serve a poco, dalle 23 alle 5 non si muove quasi nessuno e chi si muoveva può muoversi ancora perché ci sono appunto le eccezioni per motivi di lavoro, per motivi di urgenza. La chiusura dei centri commerciali peraltro è contraddittoria perché se vogliamo i assembramenti dovremmo estendere gli orari di apertura dei negozi, perché se li chiudiamo nel fine settimana difficilmente negli altri giorni ci può essere meno assembramento e meno possibilità di contagio. Quindi secondo me è possibile di fronte all'estensione della pandemia che si arrivi non tanto a quel lockdown generalizzato e totale che aveva bloccato il paese in marzo e aprile, ma in lockdown particolari che riguardino soprattutto le scuole,
i negozi non essenziali, tipo l'abbigliamento, tipo altri negozi non essenziali, come si erano chiusi in marzo, ma che non riguardi la produzione, che non riguardi i luoghi di lavoro, che non riguardi le scuole primarie, dove si è dimostrato che il contagio è basso se non quasi inesistente. Quindi rispetto al passato si possono fare azioni sicuramente pesanti, sicuramente forti, ma meno incisive, soprattutto sulla struttura economica, che ha bisogno di produzione, che ha bisogno di commercio. Ecco, questo sarà un po' difficile e complesso di vista, perché comunque degli effetti economici ci saranno, e difatti in questo periodo si sta un po' allargando anche sui mercati finanziari una certa preoccupazione sul fatto a nuove strette. E a questo si aggiunge un po' una sensazione che la politica non sa un po' come muoversi. È per esempio assurda questa polemica sui fondi europei, che non ora quando si potrebbe dire per avere la disponibilità di fondi per la sanità. Cioè, non è possibile vedere delle code di 6-9 ore di persone potenzialmente positive, potenzialmente ammalate, che devono fare il tampone. Quindi i fondi per la sanità sono urgenti domani, non quelli del recovery fund che arriveranno, se va bene, alla fine dell'anno prossimo. Quindi alla sensazione della necessità di nuovi interventi restrittivi si aggiunge la sensazione di un'incapacità della politica di rispondere in maniera forte a questa emergenza. Sommando queste due cose, abbiamo una situazione che non porta alla fiducia, non porta al fatto che i cittadini si possono in qualche modo, non dico rassicurare, ma almeno avere una speranza da una parte che si possa adottare misure capaci di frenare i contagi, dall'altra che si possano adottare misure capaci di sostenere comunque l'economia e quindi una certa fiducia, non una fiducia totale, ma una certa fiducia da parte dei cittadini, dei consumatori, di coloro che fanno girare l'economia. E beh, d'altra parte, la storia, o meglio, quello che hai detto tu prima, cioè le code che durano anche diverse ore per effettuare un tampone, ci sono nelle grandi città, sono già evidenti, insomma, lo dico anche perché ho un caro amico che ha dovuto spararsi, per usare un termine un po' al di sopra delle righe, 5-6 ore di coda in macchina aspettando il proprio turno per il tampone, poi la macchina, diciamo, la batteria si è scaricata. Chi era davanti si è messo con i cavetti a ricaricare la sua batteria e ha detto: tanto siamo qua fermi, insomma, già che siamo qui, io ho questo paio di cavi e ti ricarico volentieri la batteria. Era la macchina davanti. Detto questo, Conte poco fa, questo a conferma del fatto che il mio discorso introduttivo non voleva proteggere in qualche modo il governo, ma solo per cercare un po' di apparecchiare la tavola, Conte proprio ieri ha stroncato il MES, che sono quei soldi che, come diceva Gianfranco, dovrebbero dare sostegno alla sanità per migliorare, insomma, il servizio sanitario. Ha detto: li possiamo trovare in altro modo, le prime dosi di vaccino già in arrivo a dicembre. Oggi ha detto: siamo preoccupati da una seconda ondata, ma l'Italia è diversa rispetto a marzo. È anche vero che, guardando prima, giustamente hai ricordato l'aspetto economico, e cioè di un'economia che stava provando a rialzarsi proprio in questo momento, a risollevarsi dopo i bonus, dopo insomma, le cifre, insomma, la cassa integrazione straordinaria e tutto il resto. Certo è che se si dovesse arrivare, cioè il coprifuoco 23-5 forse va incontro a queste. Ai piccoli commercianti, insomma, quell'attività che evidentemente un nuovo lockdown finirebbero definitivamente, forse in ginocchio ancora, chiedo scusa per la ripetizione, nel senso che già con gli aiuti e con la ripresa, dove comunque la gente è molto refrattaria a uscire, è complicata. Un ulteriore blocco potrebbe comportare un crollo anche della fiducia, non solo a livello di economico, ma magari chi potrebbe ancora farcela ne perderebbe in fiducia. Sì, indubbiamente, il problema della fiducia è un problema fondamentale perché è la fiducia che muove
l'economia, che muove i consumi, che muove anche la possibilità appunto di ripresa del paese. Ora siamo in una fase in cui aumenta il risparmio. Ecco, in condizioni normali l'aumento del risparmio sarebbe stato visto come una virtù, anzi Certo. qualche anno fa, forse ancora adesso, il 31 ottobre, si festeggiava la festa del risparmio, la festa del risparmio, appunto sollecitando le persone a risparmiare. Il risparmio era visto come il fatto di essere delle formiche che accumulano, che appunto mettono via delle cose in vista di tempi difficili, al contrario delle cicale che sperperano tutto. E quindi il risparmio è sempre stato una virtù. Adesso il risparmio sta diventando invece un problema. Di fatto il calo dei consumi, perché ci sono meno occasioni di spesa, meno occasioni di viaggio, meno occasioni in cui indossare le scarpe nuove o la cravatta nuova, ecco, portano al fatto che i consumi si sono fermati e si erano già fermati, rallentati per effetti strutturali come il calo demografico. Quindi siamo in una situazione in cui il risparmio sta crescendo, le famiglie italiane risparmiano di più, alcuni di questi fondi vanno in borsa, ma certamente non tutti, altri restano fermi sui conti correnti, restano fermi come liquidità. Si calcola che siano più di 4 mila miliardi i fondi disponibili da parte delle famiglie italiane, anche qui con certe disuguaglianze, perché durante il lockdown, durante i mesi scorsi, ci sono stati dei settori che sono stati salvaguardati. Pensiamo semplicemente alle pensioni che non sono state erogate continuamente e normalmente, pensiamo ai settori che hanno continuato a lavorare, ma altri settori hanno pesantemente risentito del calo dei guadagni e quindi anche del calo della possibilità di risparmiare. Ma complessivamente il risparmio è aumentato. Ci sono nelle famiglie italiane dei fondi appunto capaci di sostenere anche alcuni mesi di lockdown, ma questo è un elemento, diciamo, negativo per l'economia, perché più si risparmia, quando si risparmia al di là di un certo limite, è chiaro che i consumi si fermano, il commercio si ferma e si fermano anche i posti di lavoro collegati, che per ora sono salvaguardati dalla cassa integrazione, dal blocco dei licenziamenti, che tuttavia non può durare all'infinito questo blocco dei licenziamenti. Quindi ecco, ci sarebbe un modo, nel suo libro classico, che diceva che cioè, l'unico modo per convincere le persone ad avere fiducia e a risparmiare di meno è quello di obbligarle a consumare, obbligare le persone a consumare. Quindi bisogna in qualche modo convincere che la situazione è tale per cui si può continuare a vivere normalmente per quanto è possibile, certamente per quanto è possibile. Bisogna superare la nottata in un certo senso, avere fiducia che la storia ci insegna che tutte le pandemie passano. Passano magari con maggiori o minori costi sociali, maggiori o minori costi umani, ma comunque passeranno e non dobbiamo compromettere il futuro, non solo nostro, ma anche di chi ci sarà, soprattutto dei nostri figli e dei nostri nipoti. E quindi salvaguardare l'economia è qualcosa di fondamentale in questa fase, certamente difficile, certamente complessa, ma bisogna Intanto, continuare ad avere fiducia perché il futuro ce l'abbiamo. Comunque davanti. continuano i lavori alla Camera. Sta parlando Alessandra Locatelli, della Lega, dopo appunto che Giuseppe Conte ha avviato il dibattito spiegando il nuovo DPCM che di fatto entra in vigore oggi, in particolare insomma poi oggi con i lockdown mirati, insomma il coprifuoco in Lombardia ad esempio parte oggi dalle 23 alle 5. L'idea evidentemente è che siano stati magari forse di più i giovani a contribuire alla diffusione del contagio che non, diciamo così, le persone magari over 60, mi verrebbe da definire, provare a definire questo target, dato che comunque sono stati anche vietate la vendita degli alcolici e quindi evidentemente Fontana, il presidente della Lombardia, ha identificato nella movida serale del tardo pomeriggio come uno dei motivi per cui in Lombardia il contagio si è propagato maggiormente. C'è poi la polemica forte sulla
didattica a distanza, insomma, sulle scuole per le superiori in Lombardia. I sindaci hanno attaccato la regione, noi contrari ci opporremo sostanzialmente. L'ordinanza firmata da Fontana e sindaci da lunedì 26, didattica a distanza per scuole superiori, dando tempo a chi non è ancora pronto a organizzarsi. L'ANCI, spiega Repubblica, ha chiesto incontro urgente. Nella bozza si parlava di didattica digitale integrata. Al di là della didattica digitale integrata, la scuola è un altro argomento caldo, caro Gianfranco, e anche perché in molti sottolineano il fatto che forse si sta più al sicuro a scuola con i distanziamenti ben disposti di quanto si stia durante gli spostamenti attraverso i mezzi pubblici, insomma. Solamente che per i mezzi pubblici, in linea di massima, in questo periodo vengono utilizzati per andare al lavoro, per mantenere la propria stipendio e per mantenere la produzione. E quindi c'è questa situazione, insomma, anche qui di difficile soluzione. Da una parte le scuole che chiudono, o meglio, che vanno avanti con la didattica a distanza, dall'altra i mezzi pubblici che continuano ad andare a lavorare con spesso assembramenti importanti, girano diverse foto sia sul web ma anche attraverso i telegiornali possiamo vederli, oppure chi prende i mezzi pubblici sa esattamente di cosa sto parlando. Sì, indubbiamente, giustamente, metti il dito sulla piaga in un certo senso, perché non è la scuola in quanto tale ad essere una fonte di contagi. A scuola ci sono tutte le precauzioni, tutti i distanziamenti, le mascherine necessarie. Il problema sono i trasporti pubblici ed è un problema strutturale che è difficile risolvere, ma non è impossibile risolvere, perché se si fosse previsto per tempo il fatto che i trasporti pubblici sono sovraffollati, si potevano e si possono ancora prendere provvedimenti per migliorare appunto il trasporto pubblico, per esempio per affittare dei pullman privati, cosa che hanno fatto in alcune realtà. Addirittura sono messi insieme dei genitori e hanno affittato dei pullman privati per portare i figli alle scuole lontane dalle loro abitazioni. E quindi si poteva fare di più su questo fronte. Il trasporto pubblico è qualcosa che veramente mette a contatto le persone, rende difficile il distanziamento, rende difficile appunto tenere le mascherine, e comunque il circolo dell'aria è molto limitato. Quindi veramente il punto, direi, d'attacco è quello del trasporto pubblico più che quello della scuola. E qui bisogna dire che la scuola ha bisogno comunque di avere la scuola anche in presenza. Io ho un piccolo corso all'Università di Castellanza, negli ultimi tempi ho dovuto insegnare tutto a distanza ed è completamente diverso il rapporto a distanza da quello che si può avere, anche pur limitato, vedendo le persone, guardandole negli occhi, sollecitando la loro attenzione, capendo che cosa capiscono e che cosa invece va approfondito. Ecco, in questo senso bisogna fare veramente trovare un equilibrio tra l'insegnamento a distanza e quello in presenza. E poi posso aggiungere una cosa questionabile dal punto di vista politico. Ci troviamo in questa situazione in cui il governo ovviamente è messo sotto pressione soprattutto dalle opposizioni che però governano in alcune regioni, tra cui quelle in prima fila, come la Lombardia. Quindi c'è questo contrasto di una Lega che contesta il governo, ma che gestisce poi con gli stessi sistemi che il governo propone, perché poi il governo ha lasciato un'ampia possibilità alle regioni di attuare delle misure più restrittive rispetto a quelle previste dai decreti del Presidente del Consiglio. Ecco, quindi c'è questa contraddizione di una Lega che in Lombardia attua delle disposizioni restrittive e una Lega centrale, che è, per esempio ieri con Salvini, è scettico di fronte alla possibilità dei lockdown anche parziali. E quindi politicamente c'è un po' di, diciamo così, di dibattito anche all'interno dei partiti di opposizione, perché la situazione è complessa e se si guarda appunto alla realtà come una fonte di potenziale consenso non si va molto lontano. Bisognerebbe che i partiti avessero in questa fase la voglia e la volontà di superare i contrasti e di mettersi insieme anche per rivolgere ai cittadini un messaggio chiaro, un messaggio forte, un messaggio che non sia solo mettere in rilievo le mancanze che ci sono, ma soprattutto mettere in rilievo le possibilità operative che ci sono, perché il nostro paese è un paese di grandi risorse, anche umane, anche scientifiche, anche finanziarie.
mobilitare queste risorse è indispensabile. Avere un'unità sul fronte politico per mobilitare queste risorse sarebbe un passo decisivo per affrontare nella direzione giusta, non per risolvere i problemi, ma per affrontarli nella maniera giusta, senza discussioni vanamente ideologiche, senza dei contrasti puramente elettorali. Siamo ancora, nonostante l'emergenza, in una campagna elettorale permanente. Questo il paese non se lo può permettere. Questo è qualcosa che sicuramente i partiti che portano avanti delle posizioni unicamente ideologiche, unicamente preelettorali, sicuramente lo pagheranno, perché il consenso dei cittadini deve andare verso coloro che affrontano i problemi in maniera costruttiva, non a coloro che dicono dei no, solamente dei no. Perché dire dei no non serve praticamente a nulla. Gianfranco, prima di chiudere una domanda, ma proprio ti chiedo una risposta quasi telegrafica. Condanni o promuovi l'iniziativa, l'idea di Giuseppe Conte di rivolgersi a due figure pop, molto pop, come Chiara Ferragni e Fedez, nell'aiutare a trasmettere il messaggio per i giovani sull'utilizzo della mascherina? Ma secondo me è un'iniziativa positiva, direi che è l'1% delle iniziative positive. Se si ferma a quello non si va da nessuna parte. Se invece è parte di una strategia di comunicazione, di sensibilizzazione, di sollecitazione della responsabilità delle persone e anche dei giovani, sicuramente tutto quello che può portare a una maggiore responsabilità deve essere visto come positivo. E quindi anche questa iniziativa, diciamo, se vista come una piccola iniziativa particolare, però ecco, non la condannerei certamente. Diciamo, non fermiamoci qui, questa è una piccola cosa da fare. Sensibilizzare le persone è importante, dare alle persone una responsabilità è altrettanto importante, e i giovani in questo senso devono essere responsabilizzati. L'educazione è fondamentale in questo periodo e quindi è anche fondamentale la scuola. Salvaguardare la scuola è qualcosa di decisivo. I giovani non devono sentirsi protetti, di fatto sono protetti perché la pandemia si è dimostrato colpisce solamente le classi di età più alte, ma non devono sentirsi protetti perché i giovani non avranno il contagio, ma possono essere contagiosi verso gli altri. E quindi è importante che abbiano questa sensibilità e questa responsabilità. Mentre in generale, e poi chiudiamo per davvero Gianfranco, ti chiedo di essere anche qui molto 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 sintetico, i media italiani come stanno affrontando la questione? Sei d'accordo con chi dice qui si esagera, i toni sono eccessivamente, cioè la situazione è delicata, ma i toni sono eccessivamente allarmistici anche in virtù del fatto che si raccontano troppo, magari storie di chi non ce l'ha fatta, purtroppo ce ne sono tanti. E non di storie che invece di chi ce la sta facendo, perché ovviamente c'è chi è uscito dal Covid, al di là di Donald Trump e di Silvio Berlusconi, ma insomma storie del popolo che ha avuto un momento di contagio, ma che ne è uscito anche insomma, senza conseguenze. Come la vedi su questo fronte? No, io sono d'accordo che si sta non tanto enfatizzando le cose negative, perché è anche giusto portare alla ribalta le cose negative, dare conto dei numeri, dare conto dei contagi, però bisognerebbe anche cercare di dare qualche informazione aggiuntiva. Per esempio, Trump, hai citato, è stato 3 giorni in ospedale, Berlusconi lo stesso. Si dice che le terapie intensive stanno crescendo, ma una persona in terapia intensiva, spero in gran parte, dopo 3-4 giorni può uscire. Certamente ci sono anche dei casi infausti, quindi uno non sta in terapia intensiva per dei mesi, se non dei casi eccezionali. Ma questa informazione non c'è quanto dura una malattia, non c'è quanti sono i giorni medi, appunto, in cui si ferma in terapia intensiva. Peraltro, le terapie intensive sono anche di diverse intensità. È un tub in intensività, c'è una cosa più grave, quindi sono informazioni aggiuntive che potrebbero dare anche un senso di dire: sì, certamente ci possiamo ammalare, ma possiamo anche guarire, perché dopo tutto i 6 mesi hanno insegnato qualcosa anche sul fronte clinico di come affrontare la malattia. Ci saranno sempre delle vittime, ci sono sempre state purtroppo, e questo non dobbiamo rassegnarci, bisogna indubbiamente evitare il più possibile che ci siano delle vittime. Però ci sono anche delle notizie positive. Ecco, sulle notizie positive, i giovani
giornali, la stampa, la televisione, forse sono un po' troppo cauto. Grazie a Gianfranco Fabi, editorialista economico. Alla prossima e buona giornata. Grazie mille, buon lavoro. Chiudiamo con l'apertura di The Vision, che è un sito di informazione sicuramente schierato, ma che non dico che ci strappa un sorriso, ma in qualche modo ci fa capire l'approccio generale. Non posso, il famoso episodio in cui Matteo Salvini durante di martedì sulla 7 disse, si rivolse al conduttore sul fatto che si fosse tolto la mascherina per parlare con una signora. No, non potevi, dice, risponde The Vision, questi sono i risultati, ma al di là del singolo caso di Salvini, questo si allarga alle tante persone che evidentemente, insomma, si tolgono la mascherina quando si tratta di parlare con qualcuno da vicino, o magari anche solo tolgono perché c'è anche gente che se la toglie per starnutire. Abbiamo visto anche queste situazioni. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, al rientro torniamo sui mercati, c'è Alessandro Aldrovandi pronto a rispondere alle vostre domande, rimanete con noi.